WeQuote è un'app per condividere citazioni con i vostri amici nei vostri social preferiti, ad esempio Facebook, Twitter o WhatsApp. E lo potete trovare per Apple e per Android, quindi andatelo a scaricare, ci sono molte funzionalità interessanti. Quella che secondo me è più interessante è il fatto di poter scattare una foto, inserirla come sfondo per le vostre citazioni preferite e condividerla poi in Facebook con i vostri amici. La cosa principale da notare su WeQuote è la generazione appunto dell'immagine che potete condividere sui social. Quella è stata la parte anche tecnicamente più difficile, ma anche più divertente. La generazione di quell'immagine centrale è stato un elemento molto 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 cardine, che è esattamente poi la caratteristica principale di WeQuote anche rispetto alla concorrenza, chiamiamola. L'altra caratteristica importante è stata poi quella di ottenere delle citazioni sempre online. Di solito queste app hanno sempre dei dati che risiedono sul dispositivo e quindi non vengono mai aggiornati. Noi invece inseriamo citazioni nuove di continuo, aggiornate direttamente da un server web. E la cosa divertente di questo progetto è che poi le tecnologie utilizzate le abbiamo riutilizzate subito dopo in azienda, proprio una settimana dopo. È stato molto divertente. Il futuro di WeQuote, il futuro ce lo immaginiamo già ora. E la gestione, ad esempio, dei crediti, i crediti legati a ogni condivisione. Quindi ogni volta che facciamo una condivisione su Facebook, guadagniamo un credito. Cosa ci facciamo con questi crediti? Beh, lì in futuro l'idea è quella di sbloccare delle funzionalità. Come ad esempio, poter inserire delle citazioni proprie. Oppure sbloccare gli sfondi. Quindi queste nuove feature saranno anche guidate un po' dai clienti. È una prova per vedere come comportarsi in un contesto agile.